Un corso importante per dire ai giovani che la politica non è tutto male, che è qualcosa che nobilita l'uomo se ben vissuta e ben interpretata. I populismi ci porterebbero alla catastrofe altrimenti. Ma noi abbiamo vissuto a partire dal 92-93 un processo di delegittimazione progressiva dell'azione politica e naturalmente adesso c'è in ballo l'obbligo e la necessità di rilegittimare la politica. Il populismo è la coda di questo processo di delegittimazione, però guardi, il populismo non è la malattia, è il termometro. Vuol dire che c'è una rottura tra società e politica e la società risponde in questo modo perché non riesce a riconoscersi nell'esperienza politica. Lo sforzo che bisogna fare in questi tempi è riformare una classe politica capace di dirigere e, come dire, che viva non di politica ma per la politica, diciamo così.